Buongiorno, ci troviamo qui a SMAU, il centro dell'innovazione, per parlare anche noi di innovazione come gruppo Chiurlo, un gruppo che con 110 anni di storia e una rete vendita importante aveva bisogno di cambiare il paradigma. Il paradigma era prodotto sconto e la sfida era consumatore esperienze. Questa ha avuto una soluzione tecnologica sicuramente, ma la soluzione tecnologica è il punto d'arrivo di un percorso fatto sulle persone, sulle loro esigenze, sulle loro caratteristiche per evitare un rischio rigetto, perché qualsiasi innovazione tecnologica può avere e può far incorrere in un rischio rigetto all'interno delle aziende. Chiaramente qualsiasi tipo di progetto di innovazione che nasce con un obiettivo qualitativo, mettere il cliente al centro, creare un'esperienza e non più una vendita di prodotto sconto, deve interfacciarsi con dei benefici che possono essere di carattere quantitativo, quindi margine fatturato, perché è chiaro che tutto si traduce in visite più efficaci, le persone sanno dove andare, con un geolocalizzatore sono individuati i clienti o i prospect, all'interno viene indicato quali prodotti possono essere venduti e quali sono già trattati, quindi potete immaginare una maggiore efficacia nella trattativa, minori consumi perché si gira meno a vuoto e si va più dritti all'obiettivo, quindi minore impatto ambientale, minore emissioni, un controllo ferreo della finanza perché tutti gli scaduti o le partite in scadenza vengono segnalate anticipatamente o contestualmente, la possibilità di fare ordine da remoto e quindi, detto in parole molto stringate, efficacia, efficienza, sostenibilità e maggior forecast accuracy o accuratezza nelle previsioni dei target.